Sesia. Queste sono le rapide che ci attendono, un fiume spettacolare che adesso vi racconto. Darvi il benvenuto in questo magnifico scenario ci pensa la Valsesia. Siamo in provincia di Vercelli e qui scorre proprio il Sesia, o meglio la Sesia come dicono nel vercellese, ovvero un importante fiume del Piemonte che a tratti sconfina anche in Lombardia, uno dei più lunghi della regione, 140 km, e un notevole affluente di sinistra del fiume Po. Il Sesia nasce dal ghiacciaio del Monte Rosa a circa 2500 metri sul livello del mare. Scende quindi rapidissimo lungo la Valsesia, ricevendo in questo tratto tutte le acque di numerosi torrenti che ne arricchiscono notevolmente la portata. Particolarmente adatto nel suo tratto vallivo per le attività canoistiche, nel 2001 il fiume è stato sede dei campionati europei di kayak e nel 2002 dei campionati mondiali. Qui ci sono tantissime scuole di canoa, proprio come quella che ci sta ospitando oggi. Ma il Sesia è anche uno dei fiumi con popolazione di salmoni di più apprezzati d'Italia. Qui infatti l'ittofauna è composta dalla trota iridea, dalla trota fario, dal salmerino, dalla trota marmorata e dal temolo nell'alto corso, mentre nel corso di pianura la presenza di ciprinidi si fa più rilevante. Guardate a monte, guardate che bello questo paesaggio con queste rapide, spettacolare. Adesso però andiamo a farci tutti un bel scavato all'interno della roccia. Adesso i nostri eroi, uno dopo l'altro, scenderanno nel pregio del fiume Sesia. Dal fiume prendono il nome due importanti consorzi, l'Est Sesia e l'Ovest Sesia, che assieme formano la Coutenza Canale Cavour. Oltre a questo, la Sesia è un elemento fondamentale per la cultura del riso. Dal fiume si dipartono infatti numerosi canali irrigui, anche di origini antichissime. Salutiamo la Valsesia e la magnifica acqua del suo grande fiume con l'ultimo tuffo. C'è un po' di rammarico, ci piacerebbe rimanere qua, ma quel che è certo è che prima o poi torneremo. Eccoci giunti al nostro punto di arrivo, insomma un'esperienza meravigliosa vissuta su un fiume che è davvero una grandissima risorsa per la Valsesia e non solo. Questo è un luogo dove si possono praticare molti sport differenti, ma soprattutto dove si può vivere a stretto contatto con la natura in paesaggi meravigliosi.